Buongiorno a tutti. Con questo video proseguiamo la presentazione in anteprima del volume Fotografia, che è la ristampa anastatica dell'omonima rubrica scritta da Ando Gilardi e pubblicata sul settimanale Idee Nuove dal 1964 al 1978, e quello in lavorazione, il primo volume, quello di cui parleremo, che raccoglie le rubriche dal 1964 al 1970. Allora, nelle puntate precedenti ti abbiamo mostrato l'interno, gli originali da cui è stata la ristampa anastatica, tutti i ritagli, insomma, e le ricompense destinate ai nostri sostenitori. Adesso, per ultima, come di consueto, abbiamo analizzato la copertina e ve la mostriamo. Eccola, Elena ve la sta mostrando in una specie di rendering 3D manuale. Ecco, in questo video c'è un'altra nuova presenza ed è la Vigna Pilittini, che ha progettato graficamente e impagini il volume. Allora, per fare questo lavoro, Covid a parte, era già programmato che avremmo operato in smart working spinto, cioè siamo in tre da tre località diverse: Elena a Milano, la Vigna a Genova e io in provincia di Alessandria. E ora ognuno sta parlando dalla sua postazione abituale. Elena, essendo a più portata di service di stampa, ha potuto realizzare il mock-up che vedete con i file inviati dalla Vigna. Ecco, la Vigna alla quale ora passo la parola. Grazie. Ecco, quando Patrizia e Elena mi hanno proposto questo progetto, io ho aderito subito con entusiasmo e per me ha un valore particolare perché io infatti sono nata nel 1964 e nel 1970, quando finisce il primo volume e ho iniziato le elementari, nel 78 iniziavo le superiori. E quindi per me è lo specchio di un'epoca che per ragioni anagrafiche ho vissuto da un punto di vista completamente diverso e ora invece ho la possibilità di rivedere sotto alcuni aspetti che riguardano quella che poi è stata la mia scelta professionale. In copertina, come vi sta facendo vedere Elena, abbiamo messo degli stralci delle rubriche e adesso vi faccio un piccolo spoiler. Questa qui è la bozza della copertina del secondo volume. E, come vedete, abbiamo scelto di ammiccare con i colori e con la grafica a dei prodotti, a delle cose che chi si occupava di fotografia in quegli anni sicuramente potrà riconoscere. Abbiamo scelto poi di contestualizzare le rubriche fornendo ai lettori per ciascun anno una piccola vetrina. Con le immagini presenti in fototeca relative appunto a ciascun anno, relative a avvenimenti di cronaca o politici oppure di costume. Essendo copie anastatiche, non ho la possibilità di leggere i testi correggendo le bozze, però, e impaginandomi devo concentrare su altre cose, però alcune pagine non ho proprio resistito, le ho già lette. E vabbè, per il resto aspetterò che esca il volume. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno potuto sostenere il progetto sulla pagina, cioè sulla pagina produzione dal basso e chi magari lo farà ancora. C'è ancora qualche giorno per sostenere il progetto. Non so se Patrizia volevi aggiungere qualcos'altro. Sì, in chiusura mi associo ovviamente ai ringraziamenti di Elena, a tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi e che ci hanno sostenuto fino ad adesso, e aggiungo che la Vigna è conosciuta dalla fototeca Gilardi per aver impaginato anche altri prodotti che sono usciti dalla nostra redazione. E si parla di Fototeca, la rivista, materiali e storia infame. Ecco, di questi dettagli ne parliamo, ne viene parlato nel DVD Officina Fototeca, che è l'ultimo prodotto editoriale uscito in questa primavera e che potete trovare sul nostro sito. Ecco, con questo vi saluto, vi invito ancora a venirci a trovare sul nostro sito e sul crowdfunding Produzioni dal Basso. Ciao a tutti, Vi saluto. ciao e grazie. Grazie.